Onorevoli benvenuti qui in questo nuovissimo video su Inscription. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati che avevamo sconfitto lo scriba, eravamo entrati in una nuova dimensione. Puttana Eva, che cazzo sta succedendo qui? È cambiato tutto, questo gioco cambia continuamente. Non so quando avrò la fine, non so quando avrò un inizio, cioè boh. Oramai non lo so nemmeno, signori, quando è iniziato il gioco e quando è finito effettivamente, perché ok, è iniziato nell'episodio 1, però poi la partita è stata cancellata, ora l'abbiamo reiniziata, ora siamo passati un altro mondo. Casino, signori. Alzarti? No! Porca puttana, ma quindi sono veramente... ma ora sono ritornato umano. Abbiamo una trascendenza da compiere. Cioè, alla fine è come la cosa di Leshy, solo che sono letteralmente incollato. Ti serviranno più di un robot riattivati. O almeno, se intendi davvero mettere in atto la grande trascendenza. In giro per Botopia ci sono alcuni degli oggetti OP migliori che si trovano. Ok. Ricaricherà la tua energia per un turno, niente male. Ok, se sei un tipo sveglio userai i tuoi oggetti in abbondanza, li ripristinerai quando ti troverai a una tappa, ovvio. Bot rotto. Ok, detonazione. Bot energetico. Quando viene giocata una carta che possiede questo sigillo, conferisce una serie di energie al suo proprietario. Che cazzo me ne faccio? Un altro bot energetico. In realtà ho già perso, ragazzi. Ma perché non posso fare un cazzo? Tipo? Ok, tre di questi. Tutto uno qui. E il contenitore vuoto, niente. Ho perso ufficialmente. Boom, tutti i tuoi soldi sono stati spariti. Ottimo lavoro. Ti vuoi indietro? Allora torna in questo punto senza morire di nuovo. Basta tornare indietro dove eri prima, giusto? Non è così semplice. Tutti i bot ribelli di quell'area sono appena stati lì. Mio Dio, che trauma che sarà questo gioco. Che trauma. Non si è abituato, vabbè, me l'hai detto già, me l'hai detto. Dai, questo è bot energetico, decisamente qui. Ok, me ne dai un altro e diciamo che okay, il robot cecchino lo posizioniamo qui. Diamo il robot cecchino. Il compito di distruggere il minatore, che è una bella rottura di palle. Ok, ci sto lavorando, Creatore rotto, non posso andare. Ma possiamo buttare un bot energetico. Ci permetterà di temporeggiare almeno un pochino. E buttiamo questo qui. Ok. Lo buttiamo qui. E speriamo non ci butti via. Ok,
Magico. Buttiamo un altro qui, non lo so il perché, però. Bene, siamo di nuovo dove eravamo prima. Destra. Due. Vai, sono ricco, yay! Guardate se non bestemmi. Vediamo un attimo una cosa. Bene, ora che abbiamo scoperto sta merdata. Buttiamo lì. Lo usiamo come scudo praticamente. Botto energetico. Poi noi lo mettiamo qui il botto energetico. E passiamo. Ok. E niente, mi prendi questo. Direi che il robot lo mettiamo qui, così creiamo un effetto a catena e preghiamo che funzioni più che altro. Sembra aver funzionato. Per me almeno. Per me. Robo cecchino. Qui. Integratore doppio non possiamo, ma possiamo mettere questo. Ok. Come butti giù lui? Abbiamo riequilibrato la situazione. Ok. Comunque possiamo fare molto di più. Ma tra l'altro abbiamo l'anello, guarda qui. Perfetto. Ah, quindi serve proprio che noi sforiamo. Vabbè, cazzi tuoi. Sì, magnifico. Ok. Carte casuali. Dammi queste carte di merda che saranno una peggio dell'altra. Mitragliere doppio, questo è niente male. Ok, mi stai chiedendo quale sia il modo migliore per contrastare quei robot ribelli? Modificare i tuoi. Dagli delle abilità OP. Ok, diamogli delle abilità OP. Scegli una carta dal tuo mazzo. Boh, tipo questa. Vediamo. Se no, niente. Senti, dammi questo da cecchino. Soddisfatto? Abbastanza, sincero, abbastanza. Quindi continuiamo tutto questo casino assurdo per arrivare dove, non lo so. Ci mandano, ci manca poco per arrivare alla tappa. Non ciccare proprio adesso. Ciccare. Chi cazzo ti ha insegnato questo termine? Ciccare. Non lo usano nemmeno io, ciccare, puttana Eva, lo devi usare te, ma... Cosa cazzo vedo nei miei occhi? La creatura di fronte possiede questo sigillo e ottiene uno di potenza. Ok. Contenitore vuoto. Bene. Peschi questa. Mi butti qui il botto energetico. Paradossale, ma ha funzionato. Peschi un'altra bella carta. Mi butti qui il robo scudo. E passo. Primo danno. Ora sto capendo meglio come funziona l'intero gioco. Ma all'inizio vi giuro avevo una estrema difficoltà a capirlo bene. Perché non è per un cazzo semplice. Giù, merda.
roba è? Robo baratto. Dopo che una carta che possiede questo sigillo subisce danni, scambia la sua salute con la potenza. Minchia. Orco Giuda. Orco Giuda. 2-2-2-2. Ok. È il momento di mettersi a piangere. No, che ca perché. Però tu vuoi rompere il ponte. Uno non è inutile, quindi lasciamo qua. Perfetto, ha funzionato, Misi. Hai raggiunto la prima tappa. Fico! Yay! GGVP, bro! Distruggiamo sto cazzo di posto, yo! I tuoi oggetti sono ricaricati. I bot distrutti nell'aria resteranno tali. Se e quando perderai, verrà riportato qui. È un sistema elegante. È un checkpoint. Esiste dalla notte dei tempi. Non ha nulla di elegante in realtà. Botopia centrale. Oh no. Facendo veramente, vero? Andiamo di qui, che suppongo sia negozio. Glorioso commercio. Qui le tue robomonete vengono accettate. Oh, robomonete. Ma che cazzo è? Ah, ma quante ne ho, mi scusi. Vorrei capire cos'è. Oh, passo, verrò quando avrò più soldi, magari. Robo Ameba, segugio mette, cioè praticamente ha copiato le carte di Leshy. Quando peschi una carta che possiede questo sigillo viene sostituito con un altro sigillo casuale. No, troppo casuale. Robo Baratto invece mi piace. Va giù. Yeah. Grande, ho una pelle. Bau, spiacente, torna indietro. Questo ponte è contemporaneamente rotto, torna indietro. Ci vorrà del tempo. Hai un boss da battere? Dovrebbe fornirmi tempo a sufficienza. Non lo so sinceramente se è un boss da battere. Però suppongo di sì. Botopia orientale. Non ci sono molte cose di valore da queste parti. Però tu ce ne hai mandato. Ma devi comunque esplorare i dintorni. Sai, per la grande trascendenza e la grande puttana di tua madre, aggiunge lei, porco Giuda. Ok, vediamo che tiriamo fuori. Allora, robo sveglio. Butta qui. Ok. Butta giù. Praticamente posso dire che sto giocando sporco. Ok. Intradire doppio. Ah, devo prima pescare, ok. Bene. No, cazzo, ho sbagliato. Ho sbagliato. Fai così. Posiziona lui qui. E che poi in realtà avevamo il cecchino, quindi non dovevo per forza ucciderlo. Mi stai chiedendo cos'è quella stella? Stai vincendo un sacco. Ora hai una taglia sulla testa. Attirerà di certo dei cacciatori di taglie, ma quando muori si resetta. Mamma troia. Cacciatori
cacciatori di taglie, porco puttana. Robo scudo, vai. Perché poi la maggior parte delle carte fanno veramente schifo. Grazie per i 19. Proprio bisogno. Guarda, questi soldi del cazzo che non faccio niente. Ok, bello sconto. Bene. Automa, butta giù. Ne peschi uno. E direi che questa zona la blocchiamo. Il mio nome è Minaccia Fucile, ma sto per prendermi il tuo scalpo. Nulla di personale, ragazzini. Seriamente. Seriamente l'hai detto e seriamente lo stai facendo. Mio Dio. Robo cecchino. Fatto energetico non ancora. Il robot semplice. Ok. Mio Dio. Porco Giuda. Lo sapevo che doveva finire così. Che cazzo abbiamo risolto? Un par di palle abbiamo risolto. Proviamo. Uccidi lui. Uccidi lui. Noi l'abbiamo temporeggiato un minimo. Niente, fine, partita. Già, cazzo. Cazzo lo dico e come. E la troia. Mi chiedo la pelle, l'ho persa qui. Vabbè, fatto ciò signori, purtroppo, porca puttana, sono più che costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio.